Ragazzi, per festeggiare l'arrivo dell'estate, sapete che facciamo? Ma la facciamo la combo sbustata? E fammo sta combo sbustata. Inizio io con Draghi della Leggenda 1. Lo so che voi l'avete già vista questa sbustata, ma lo facciamo perché? Perché ci piace creare una sorta di continuità nelle sbustate che facciamo al laboratorio. Vi domanderete, perché cosa sbustate oggi? Combo sbustata. Tiriamo fuori Draghi della Leggenda 1 e poi ci pensa il buon Giorgione con il secondo box. Andiamo a vedere intanto cosa troviamo qua dentro. Questo è un box uscito un po' di tempo fa. C'era un sacco di bella roba. E all'epoca insomma c'eravamo fomentati un sacco pure noi. Eccole qua le bustine. E hanno fatto uscire due, perché l'uno è piaciuto evidentemente. Cominciamo, va? No, raga, cioè, manco aperto! Boh, il matematico! Questa è una carta che è stragiocata. Stragiocata e dire poco. Alla nera, mano imponente, olè, olè! Proseguiamo con lo sbustaggio matto. Comunque, non so da voi, ma qua fa caldo. Infatti, no. Oh! Monte, molto carino. Alla nera, carica anime. Oh, ragazzi! Sono carine ste carte, eh? Sono carucce, caspiterina. Dicevamo, è stato un bel box. E dicevo anche prima, fa caldo. Qua da Roma fa proprio caldo. Tant'è che oggi mi vedete in tenuta così, scamiciata, con un vero mano di ghiaccio, come un vero maschio. E oh, carica anime, e madò, e vabbè, ho capito. Marò, la roba. Adesso mi ricordo perché il box si era piaciuto. Sono sempre carte molto utili, molto utili, che si possono, diciamo, utilizzare in alcuni mazzi con grande successo. Da voi fa caldo? Perché qui stiamo morendo. Infatti sì, voi fortunatamente non potete percepire il fresco, cioè, peccato per voi, non potete percepire il fresco incredibile, ma qui con l'aria condizionata stiamo benissimo. L'unica cosa è che appena si stacca l'aria condizionata pare di stare in Centro Africa a bruciare. Ti ridi, Gio? Ti ridi sta cosa? Io so ride, sì, ride. Che è? Fusione lampo, guarda quella robettina. Sbas, bibu, babam. Ma aggiungiamo qualcosa. Stavamo dicendo che questa qua è la versione 1 e la combo ci fa sì. Oh, che carina. Mi piacciono le lucciosine. 73. La combo perché? Perché è uscito Draghi della Leggenda 2. Noi ci divertiamo a spostare l'1 e il 2 perché sono correlati in un certo senso. Vedrete perché poi, quando Giorgio si appresterà a fare le sue magie incredibili con i box, perché sono correlati. Intanto noi proseguiamo tesoro, mano, alla nere varie. Proseguiamo con una sbustata fast. Very, very fast. Ma sì, raga, il caldo mi mette... Oh, mano di fuoco, mamma. Queste sono sempre buone, sempre. C73, qui la voglio vedere, aspetta. Comunque, le prime bustine hanno proprio esagerato. Curi Bandito, una carta sempre bella e sempre apprezzata nel mondo di Yu-Gi-Oh! Ci piace. Andiamo avanti. Questa è l'abuso, questa. Anche i numeri, te li ricordi? Io voglia se mi ricordo. Ma no. È passato un po' di tempo, ma la mia memoria, nonostante sia fallata, un'altra mano. Le mani ne trovavamo tantissime. Le mani abbondano sulla bocca dei distorti, come noi. Sì. Tra l'altro, volevamo scusarci per un po' per il ritardo con cui stiamo portando questo video ai vostri occhi, ma il lab si sta rinnovando. Questo ci occupa un sacco di tempo, tantissimo. Perché stiamo sistemando le oltre 10.000 carte che abbiamo. Sapete che vuol dire sistemare 10.000 carte? Se voi non lo sapete, potete provare a immaginarlo.
noi lo stiamo provando sulla nostra pelle e non ci siamo accaduti più niente. E queste poi vanno ad aggiungersi alle sì. carte. Queste chiaramente si aggiungono, si vanno ad aggiungere due numeri. Si vanno ad aggiungere proprio poderosamente al numero di carte spropositate che stiamo cercando di mettere via. Cioè, tutte in ordine, belle, bellissimo. Se vedete qua quando abbiamo finito non si sa fra quanti millenni. Un'altra mano, bomba. Bomba, e vai col 3 per. Quindi insomma, troverete una cosa fighissima, giusto? Noi volevamo chiedere scusa un pochino per questi ritardi, perché voi non sapete quanto ci divertiamo a fare video, ma il senso del dovere immenso nei confronti del lab ci ha spinti a tralasciare un pochino questo aspetto, ma non vi preoccupate che stiamo arrivando con una piccola novità che forse faremo vedere un'anticipazione a fine video. Animo furente, questo si arrabbia proprio. E niente, si prosegue, mancano solamente tre pacchetti al Rengo. Voi non sapete, ieri solo per mettere a posto le carte magia di Shunida abbiamo impiegato in tre quarto, poi così aggiunto più tardi tutta la giornata e siamo solo arrivati alla lettera G. Dopo le passe, sono tutte sbilucci con queste carte. E l'ultimo! Vado! Faccio una brutta. Mettiamola qua. La magica, nera, microspia. Fusione lampo. Questa qua è Draghi della leggenda. Non c'è scritto, ma noi chiamiamo uno! Perché fra poco arriva Draghi della leggenda 2! Questa la avrò io. Zan! Lavo tutti, lavo. Draghi della leggenda 2 è uscito da poco ed è il secondo di Draghi della leggenda che è appena aperto. Federico, ecco. Siete pronti? Tanto mi piace questo cattivo. Dai, e Gio! Ecco i pacchetti. Andiamo subito, senza pensarci. Facciamo i pro? No, ma non troppo ba-ba. Pro. Troppo pro. Ba-ba. Mano dei fumetti. E torna il mazzo Toon. Quanto torna prepotente il mazzo Toon. Torna prepotente il mazzo Toon. Questo l'avevo fatto così. Ma sì, dai. Magico del tempo. Martello. Magico del tempo. Bam bam bam. Tutte ste carte sbriciose. Quasi non si vedono. A noi ci piacciono tutte. Fammo i pro. E vabbè, una sì, una no. Una sì, una no. E bam! Oh! Dragutiano questa, eh! Ehi! Che bestia! Pure le fusioni sono tornate a bomba, soprattutto col mazzo eroe elementale. Ma noi non ci fermiamo solo all'eroe elementale. Noi andiamo avanti con questa qua! Che è l'altra fusione, infatti. Drago a Chirurzia? Ragazzi, cioè, qui non c'è sta però il mago leggendario del nero che posso fare l'ultima pacchetto. No, questa no. Mannaggia la miseria. E mo me faccio. Ma qua ce ne sono alcune veramente fighe, quindi occhi aperti. Tanto sono talmente sbilucicose che manco si vedono. Regno Toon. Beh, ragazzi, l'ho detto che torna a Toon. E io mi ricordavo quando venivo i cartoni animati e c'era drago bianco, occhi blu Toon. Questa l'ho vista così. Maschera tu, mi ci piaceva. Vabbè, sempre tu. Rituale. Troppo interessante. Infatti il gattino che prima dicevo che a me piace tanto, denota proprio il ritorno di Tunnel, perché è un gattino tu. Una sì, una no, cioè, ma tu sei proprio pazzo. Ma sì, ogni tanto non lo faccio, quando non la sento carica. Boh! Leggendario cavaliere! Figurata. Sì. Ripeto, qua non si riesce quasi a vedere immagini per quanto sbrilluccicano. È incredibile. Tutti sbrilluccicosi, questa pure la faccio così. Bravo! Che figa sta carta. Questo è il gattino, vedi il gattino? Eccolo! Ba-bam!
un'altra fusione. Questo è il cannone razzo, questa è una bomba. Vedete, 1500 soltanto d'attacco. Lascialo fare. Lasciate fare. Fa. Ti è arco della dea, un'altra fusione. Ma quante fusioni sono? 20 miliardi. Ancora me state con gli Xyz. Le fusioni sono meglio. Oh, Giorgio si è sbilanciato! Certo, anche io ho un mazzo che gioca con le fusioni. Ah, ecco. Sei di parte. Di parte, sì. Parti. Bam! Un'altra fusione. Timeus. Il cavaliere del vestito. Madonna, madonna! Diciamo che la mia fusione più preferita è Gizarus, quindi indovinate che mazzo uso. Bam bam! Bah, pure il rituale, sono tornate a bomba, i mostri rituale. Ragazzi, ma qui parliamo signore del rosso. Esatto, parliamo di rossi. Con che mazzo è tornato il mostro rituale? Vediamo chi lo sa, rispondete nei commenti, eh. C'è un mazzo che sta andando tantissimo forte, che usa tutti i mostri rituali. Non è difficile, Sta un po' pista, da ripetere. Ahia, davvero? Eh sì, infatti. Bam! Mano di fumare. E fumetti, è plurale. Plural! È plural. Ah, questa mi si è girata male, però comunque sempre. Ma un fusione. Un fusione. Ole! Stava a metà! Stava a metà, dai! Stava a metà, no, avanti, veloci, no, aspetta! Giorgio lo strappa a bustine! Quella! È una fusione pure questa! Cannone razzo. Ogni tanto Giorgio è pro e fa bene. Ogni tanto Giorgio è non pro e spusta le bustine come un pazzo. Come un pazzo, le strappo, sta pure le carte. No, le carte non si strappano. Si strappano mai. Si sistemano. Questo è blu, questo è un rituale. Ta-da! Signore del rosso. Vai. Che bomba, raga. Andiamo con il quarto signore del rosso e mi ha fatto presa pure quello, no? Forte. È sempre così. È sempre lei. Ma riusci forte. Forza, noi abbiamo tre di queste. Tun, sì, sì. Un mazzo tun. Sono prepotenti. Vedremo andare molto forte. A settembre soprattutto, quando ricominceranno le vere sfide. In realtà le sfide stanno facendo pure qua. Tutta l'estate vere sfide. Bam! Tiè, guarda che figa questa. Via pacchetto, bam! Drago virus del destino, questo l'ho detto al dritto. Ogni tanto alcuni nomi non me li ricordo, li leggo al contrario e dico certi sfononi che però i nostri fan mi correggono, come tra i commenti mi dicono hai detto male. Per ragazzi, fortuna che noi abbiamo ragazzi che insomma sono attenti a tutte le cacchiate che diciamo. Ecco, la spada nera del drago occhi rossi. Già. Occhi rossi. Okay. Il drago nero. Miticone. Miticone pure quello. Comunque noi vi ringraziamo sempre, perché ci correggete, controllate tutto quello che facciamo. Sì, non abbiate paura di correggerci. Bam! Maschera tua! Come lo faccio? È fatta. Ecco qua. Ba. Siamo quasi finito, eh! La zanna! Mi piace tantissimo il disegno questa. Ne sono rimaste tre, eh? Tre! Tanto. E qui troviamo la. No, questa è la prima. Mamma mia! E questa è la nuova veggenza! Giorgio percepisce qualcosa in quel pacchetto! Ci trovo il mago nero leggendario. Pure lì? Sì. Ma sì, lo troviamo dappertutto. Un misprint. Mamma mia! Oh! Bam! Paladino del drago nero! Ricordate, c'era il paladino del drago bianco una volta. Quasi mi sa che mi faccio. Che dici, Gio? Il mazzo drago. Ah, voglia. Ogni volta che sbustiamo qualcosa siamo devo far mazzo comunque. Non va bene. Poi qualcuno si compra e non so fare più. Ma se no puoi decisare cavaliere. Che va insieme a quell'altro. Già. Eccoli qua. Si guardano in modo molto carino. Questa è quella che non ho potuto aprire prima. È l'ultima! È l'ultima! È l'ultima!
Non l'ho voluto aprire. È l'ultima, prima. Regà. Oddio, oddio, che ci sta dentro? Prima non l'ho voluto aprire, ma adesso la apro. Alla tiranna. Papà! Drago di grande esplosivo. Ah! Ecco qua! Un sacco di draghi! La combo sbustata piena di draghi! Piena di draghi! Piena di draghi e piena di tutto! Raga, come si chiama l'espansione, Gio? Draghi è già stato. Due! E quindi quanti draghi ci stanno? E sono tanti draghi! E ci stanno i draghi, i draghi, i cavalieri, i gatti draghi. I gatti draghi, questi sono i leggendari cavalieri. Eh già, è già. Bello! È il gattino per finire. Fammi lo inquadra bene. Yeah, non si vede niente perché c'è tutto riflesso. Oh yeah! E poi l'altro riflesso. Va bene, lo stesso. Se volete vedere, anche nei pacchetti. Magico! E ragazzi, qui fa caldo, tanto caldo. Il nuovo non è una paura. Però ci aspettiamo i vostri commenti, ci aspettiamo le vostre iscrizioni, ci aspettiamo i vostri like. Non mi ricordo. No, abbiamo tutto. Sì, tutti e due. Ci aspettiamo tante cose. Soprattutto vi ringraziamo perché siete tanti. Siete proprio tanti. Ciao a tutti ragazzi, mi raccomando. Stay Lab. Giorgio. Sì. Ma a te piacciono le deck profile per caso? Un botto. Ah, mi sa che mo faremo qualcosa di particolare. Stay Lab. E buone vacanze!